Nel domino geografico d'Europa il nuovo collegamento è monco senza l'intervento dell'Italia. Una via veloce tra il mare del nord e la pianura padana è una manna dal cielo per i porti del Northern Range. Perché l'Italia possa beneficiare della nuova via allo stesso modo, forse anche di più, è necessario che completi le sue infrastrutture, soprattutto il terzo valico. La Svizzera gioca un ruolo determinante, è al centro dell'Europa. Hanno realizzato un'opera colossale che è il traforo del Gottardo, che verrà completato con l'Alp Transit, quindi il traforo del Monte Ceneri. E da parte italiana ovviamente vi è la realizzazione del terzo valico che i governi permettendo speriamo che giunga alla conclusione. Manca ancora però una tratta fondamentale che è l'attraversamento della Lombardia. Di fatto sono pochi chilometri ma sono determinanti. È chiaro che con un collegamento completo tra Genova e l'Alp Transit e il Gottardo, ovviamente l'Italia potrà accedere in maniera molto rapida, molto veloce al centro dell'Europa e questo sarà un anello di congiunzione estremamente importante anche nell'ambito dell'iniziativa Belt and Road. Da parte delle aziende italiane, le prime che hanno intuito le possibilità di business ovviamente sono state le imprese della logistica e del mondo dello shipping. Però la parte logistica, la parte trasporti è una delle tante componenti dell'iniziativa La Via della Seta, soprattutto in quello legato alla realizzazione di infrastrutture, all'interscambio, gli aspetti logistici ma anche gli aspetti culturali, le connettività sia in termini di comunicazione, in termini informatici ma anche di scambi culturali.